Nella 23esima edizione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è tenuto nel pomeriggio presso la Biblioteca Lamagna Capitana il seminario dal titolo Foggia e la Puglia, periferia dell'informazione, la narrazione delle mafie, la memoria delle vittime, per fare il punto su come si possono raccontare le mafie, come narrare la storia delle vittime innocenti senza indulgere a eroismi o sensazionalismi, ma rispettandone la memoria. Presenti in un auditorium stracolmo di ragazzi provenienti da varie città d'Italia, Giuseppe Volpe, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Beppe Giulietti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Paolo Borrometi, di Articolo 21, Mariluz Mastrogiovanni, giornalista di Il Tacco d'Italia, Daniela Marcone, vicepresidente di Libera, Cristian Caleandro, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia, e Lorenzo Frigerio, di Libera Informazione, che ha moderato l'incontro. Il procuratore Volpe ha esordito affermando che la mafia foggiana, detta la società, è quella che desta maggiori preoccupazioni per la direzione investigativa antimafia. Dalla fine degli anni 70 a oggi sono circa 300 gli omicidi non risolti. Non bisogna chinare la testa, bisogna parlare e denunciare per rompere il muro di omertà che complica e impedisce le indagini, ha affermato il procuratore. Marilu Mastrogiovanni, giornalista d'inchiesta che da anni si occupa di indagare e raccontare i rapporti tra mafia e edilizia, tra mafia e ambiente, tra mafia e rifiuti, ha ricordato alcune vittime innocenti, la piccola Angelica Pirtoli, Renata Fonte e Peppino Basile. È difficile scrivere di mafia nei territori di frontiera. Ho ricevuto minacce e sono stata costretta ad andare a vivere lontano per proteggere i miei cari e continuare a fare il mio lavoro. Paolo Borrometi, giornalista e presidente di Articolo 21, ha ribadito la necessità di fare inchieste e ha parlato della scorta mediatica per i giornalisti. Se qualcuno riceve delle minacce, bisogna che altri giornalisti lo affianchino nelle inchieste e gli forniscano supporto. Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, ha riportato il dato che 19 giornalisti al momento vivono sotto scorta. Non ha mancato di fare autocritica all'interno della propria categoria e ha invitato tutti a essere presenti il 17 aprile a Roma per impedire l'archiviazione del caso di Ilaria Alpi e Milan Rovatin. Daniela Marcone ha ribadito l'importanza di luoghi di memoria come le biblioteche per la ricostruzione delle storie delle vittime. Cristian Caliandro, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia, ha analizzato alcune delle rappresentazioni culturali sul crimine, soffermandosi su differenze tra letteratura, film e serie TV. Infine, il presidente dell'Associazione Giovanni Panunzio, Dimitri Lioi, ha ricordato Mario Nero, testimone di giustizia dell'omicidio del costruttore foggiano. In sala erano inoltre presenti alcuni studenti di Casarano che hanno preso una posizione pubblica contro la Sacra Corona Unita.